Eccoci di nuovo con Sportivamente. È arrivato il momento di parlare di Sidigas. Ma con chi ne parliamo di Sidigas, Lucio? Beh sì, noi non ci siamo dimenticati della Sidigas. Scandone ha esordito con Pesaro al Pala del Mauro e abbiamo un graditissimo ospite, niente proprio di meno che il cronista delle partite della Sidigas Scandone su PUN, giornalista di PUN. Ringraziamo Carmelo Presti Simone. Ciao Carmelo. Ben trovato a te e grazie per aver accettato il nostro invito. Assolutamente un piacere, insomma vi ho ascoltato in streaming su internet e vi faccio i complimenti per la trasmissione. grazie Carmelo. Senti un po', noi vogliamo subito addentrarci sulla partita di Avellino Pesaro e passo la parola a Nicola Giacobbe che ti vuole appunto porre una domanda. Bene Carmelo, per quanto riguarda la sconfitta di Avellino contro Pesaro, leggo questo dato: Pesaro 36 rimbalzi, Sidigas 24. Può essere questa la chiave per leggere la partita? Insomma, hai subito dato una cifra dolente, insomma, per quanto riguarda Avellino, perché effettivamente gli spini sono mancati proprio sotto i tabelloni, sotto canestro hanno denunciato delle lacune assolutamente evidenti, mentre invece i ragazzi di Sandro Dell'Agnello, che qui in Campania conosciamo tutti perché sì. Uno storico scudetto con la Juve Caserta nel 91, l'unico scudetto a sud di Roma, loro invece si sono assolutamente fatti vedere, erano ben presenti sotto le plance con questo ragazzo Mark Trasolini, giovane americano, anzi canadese di Vancouver, 23 anni, che viene da un college prestigioso, da una buona scuola di pallacanestro che è quella di Santa Clara, ha fatto il campionato universitario in NCAA, che è anche il college di un certo Steve Nash, insomma, conosciamo tutti. Lui è stato sicuramente uno degli elementi decisivi, insomma, basta guardare le cifre: 18 punti, 8 su 10 da 2 punti e anche delle stoppate importanti, insomma, quindi un giocatore che sicuramente si è fatto subito apprezzare in Italia. Sì, senti un po' Carmelo, la Scandone, pur avendo confermato 7 pedine, ha floppato, diciamo ha fatto flop la prima in casa, con le maggiori delusioni che vengono proprio dai confermati e le note positive invece che sono risultate almeno Jervis Hayes, Thomas e in parte Cavaliero, cioè i nuovi. Lungi dal pensare che si possa imboccare la strada dell'anno scorso, non è che il post europeo è una preparazione non ottimale. Qui il riferimento, caro Carmelo, è a Lakovic, ma nel suo ruolo la Scandone è copertissima. Non è che questo abbia potuto giocare dei brutti scherzi? A tal proposito, anche le favoritissime Milano e Sassari hanno perso la prima. Sì, guarda, io Lakovic ho avuto l'opportunità di seguirlo agli europei perché sono stato in Slovenia appunto a seguire gli europei. Lui insomma ha giocato minuti importanti, però insomma era come dire coperto, oscurato ovviamente nel senso più buono possibile da Goran Dragic, il playmaker dei Phoenix Suns, prima parlavamo di Nash che sì, pure da giocare a Phoenix, e quindi insomma ha giocato minuti importanti, però diciamo non ha fatto questo lavoro, non è stato così come dire logorato, ecco, all'europeo, e alla fine ha giocato una partita assolutamente dignitosa, 12 punti in 23 minuti con un 2 su 3 da 2 punti, 2 su 8 da 3, quindi insomma lui lo salvo molto volentieri assolutamente, anche perché è un grande campione, fuori, dentro ovviamente nel parquet, fuori il parquet. Invece insomma diciamo che se dobbiamo come dire individuare qualche causa, qualche motivo che non ha permesso a
Avellino di arrivare a sprintare nel finale sulla linea del traguardo, io direi che insomma un Potta Quandin sicuramente deluso, poteva fare qualche cosa di più, un giocatore così atletico, certo non più giovanissimo perché è un 83 a 30 anni, però è un ragazzo che conosce oramai il campionato italiano, insomma c'ha già 2-3 campionati italiani alle spalle, da un giocatore come lui che poi il 2 titolare ovviamente ci si aspetta di più che 3 punti in 23 minuti. Sono d'accordo assolutamente con la tua analisi, perché Jervis Hayes, che non è sicuramente l'ultimo arrivato, ha giocato 7 stagioni in NBA tra New Jersey, Washington e Detroit, ha dimostrato di essere un giocatore importante, che può diventare importante, può diventare un fattore, ha messo delle triple importanti nei momenti cruciali, 4 su 7 da 3 punti, quasi il 60% da 3, 3 su 4 da 2, è un giocatore che si è presentato nel migliore dei modi, non era in formissima contro il Novo Mesto, probabilmente insomma erano ovviamente i giorni iniziali qui ad Avellino in cui si stava allenando, quindi ci sta tutto magari un certo imbarazzo nell'esordio, in quell'esordio al Vito Lepore. Invece è venuto fuori molto bene alla distanza, con una partita assolutamente sontuosa, lui che è una delle new entry, mentre invece Will Thomas, altra new entry di Avellino, tu prima citavi Cavaliero che sì, ha una partita sufficiente, però Will Thomas, ecco, da lui forse, lui è un giocatore sicuramente con dei buoni mezzi. Ha giocato un primo tempo, primo e secondo periodo decisamente anonimo, poi è venuto fuori, forse gli manca, anzi sicuramente gli manca quella malizia, quell'esperienza, quel come dire, anche saper fare a sportellate sotto cattiveria, sono noti importanti per un lungo, perché lui gioca 4, è un'ala forte un po' anomala, perché poi si mette dai 4 punti a dei canestri, come dire, insomma si posiziona, diciamo così, anche da esterno, però ovviamente configurato nell'ottica della squadra, nell'ottica, nella filosofia di Frank Vitucci, il coach, come numero 4, è ovviamente lì sotto canestro, soprattutto in una partita come quella appunto di domenica, dove mancava Ivanov, che è uno strappa rimbalzi ad Avellino, lo conosciamo tutti. E ne parleremo tra poco, caro Carmelo. Eh sì, Ivanov, insomma, è mancato e quindi lui doveva sicuramente sopperire all'assenza del giocatore bulgaro. Bene Carmelo, ti voglio proporre quest'altra chiave di lettura della partita, di questa sconfitta purtroppo. Non siamo riusciti a tenere il break nel terzo quarto, c'era la possibilità di allungare, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Da segnalare però, attenzione, anche negli ultimi 5 minuti di gara, delle triple sparate quasi da Spinelli, da Cavaliero, ma ti parlo anche quella di Ice, ma adesso non ricordo altri, però si poteva gestire meglio. Non trovi che la squadra sia un po' impaziente? Insomma, questa è una buona domanda. La squadra è impaziente? Sicuramente ci sono state delle forzature. Io appunto ho commentato la partita con Massimo Antonelli su QN, che appunto, come dicevi tu, l'emittente che ha acquisito i diritti della Scandone Avellino, e sì, insomma, ci sono stati dei possessi, delle transizioni che potevano essere gestite nel migliore dei modi, ecco, proprio in fase magari di playmaking, magari, ecco, bisogna un po' capire, perché Lakovic è assolutamente un grande campione, però è anche un giocatore che non è più giovanissimo, ha 35 sì, anni, e va gestito, dosato, misurato ovviamente nel migliore dei modi, e quindi insomma occorre un giocatore di carisma che riesca insomma a gestire la squadra nei momenti cruciali, e Avellino
ha delle frecce al suo arco in questo senso, perché appunto, come dicevi tu, c'è Cavaliero, Spinelli è un altro tipo di giocatore, perché è un giocatore insomma che magari lo metti per breccare, per diciamo così, creare un po' di scompiglio, mettere un po' di brio, insomma, e tutto quanto il resto. Cavaliero è il giocatore, insieme a Lagovic, diciamo così, sono i due nocchieri che dovrebbero traghettare Avellino. Dicevi squadra impaziente,